In questo momento così difficile per le aziende, ripartire la liquidità, la disponibilità delle banche è fondamentale. Oggi ne parliamo con il direttore territoriale Firenze e Toscana Nord di UbiBanca, proprio per capire come si sono mossi in questo momento così difficile per una ripartenza che è fondamentale. Grazie per aver accettato il nostro invito. Intanto partiamo, facciamo un pochino il punto sul risultato del primo trimestre per la banca. Il risultato della banca. UBI ha chiuso una trimestrale, direi, di buona soddisfazione. Buona soddisfazione perché, considerata anche nel contesto in cui ci stiamo muovendo ormai da diversi mesi, aver chiuso dei dati al 31 di marzo con sostanzialmente un incremento consistente degli indici patrimoniali, e questo vuol dire una banca sempre più solida e sempre più al servizio dei nostri territori. Un incremento del conto economico, per cui dell'utile che questo trimestre ha generato per tutti gli stakeholders, in particolare per gli azionisti. E le do solo due cifre che sono particolarmente significative perché rispetto al primo trimestre dello scorso anno, del 2019, il primo trimestre 2020 ha visto un incremento degli utili netti di circa il 12%, per cui è molto significativo. Ancora più significativo se lo confrontiamo con l'ultimo trimestre 2019, cioè con il trimestre precedente, dove l'utile netto è praticamente raddoppiato. Questo vuol dire che è stato un trimestre, seppur con tutte le difficoltà, di grande soddisfazione per i nostri numeri. E quindi questo è Un dato, importante. È sì, molto, importante. molto importante. Un dato ancora più significativo, velocemente, è quello che riguarda il credito anomalo. Cioè, tutti noi ora siamo molto preoccupati di quello che può essere l'ondata, anche diciamo non velocissima, ma nel medio periodo, delle società e dei privati che saranno in difficoltà a restituirci il nostro credito. Partiamo da una base molto, molto buona, perché il 31 marzo ha visto ridurre ancora di più l'ammontare degli NPL, cosiddetto credito anomalo, credito in default, che nel nostro caso è sceso al 6,7% del totale dei crediti che stiamo concedendo. Per darle un'idea, 5 anni fa era al 15,5%, per cui è più che dimezzato nei 5 anni e rispetto a inizio anno è diminuito di un altro 2%. Per cui, dati al 31 di marzo, direi molto, molto soddisfacenti e confortanti. Ecco, per quanto riguarda il programma Rilancio Italia, liquidità per le aziende, quante richieste avete avuto, quante ne avete evase? Perché è importantissimo per le aziende piccole, soprattutto artigiani, poter ripartire e avere liquidità. Senta, le dico una cosa, nei primi giorni di ripartenza dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, UBI si è trovata a gestire e a processare circa la metà di tutte le richieste che arrivavano dai territori. Per cui questo vuol dire che soprattutto sui prestitini da 25.000 euro, UBI è stata uno dei primi gruppi a mettersi in moto e a reagire tempestivamente alle necessità. Consideri che gli ultimi dati complessivi UBI ha processato circa in Italia 135.000 richieste di moratoria. Moratoria vuol dire interrompere il pagamento dei piani di ammortamento su private aziende, e ha gestito circa 25.000 richieste di nuova liquidità, autoconsolidamento, per le piccole e medie imprese, su 44.000. Per cui UBI ha una quota di mercato in Italia del 7-8%, nelle nostre zone toscane molto inferiore, intorno al 2-3%, però sta gestendo dei flussi di richiesta da parte dei clienti ben superiori alle quote di mercato. Ecco, quanti... Prego, prego. Questo dimostra, dal certo punto di vista, la velocità di reazione e dall'altra anche la profondità di intervento, nel senso che ci siamo concentrati da subito nel dare risposte più veloci possibile ai nostri clienti. Ecco, quando dice più veloce possibile, sappiamo che il tempo è importante, dalla richiesta ad avere i soldi per avere un'idea della tempistica, perché sappiamo che spesso questo è stato un problema anche su altri fronti. Allora, sulle piccole partite, cioè quelle sotto i 25.000 euro, siamo stati veloci perché mediamente nei 5-6 giorni siamo riusciti a dare la risposta al cliente, che vuol dire soldi nel conto. Ora, il tema è sulle operazioni un po' più consistenti. Le ricordo che dietro a tutto questo ci sono le garanzie statali, per cui c'è un'istituzione come il Mediocredito Centrale che deve dare risposta alle banche per il certificato di garanzia che serve per poi fare l'operazione. Allora, il Mediocredito Centrale chiaramente influisce
abbastanza pesantemente sui tempi effettivi con cui le banche poi interagiscono con i propri clienti. Le dico che i tempi si stanno un po' allungando, questo indiscutibilmente, perché sta anche aumentando, diciamo, la percentuale di erogazione che va nei conti delle aziende, per cui fino a che abbiamo gestito le piccole partite, sia noi che il medio credito centrale è stato molto molto, diciamo, veloce nel dare le risposte. Oggi che si stanno gestendo forse interventi un pochino più strutturati, i tempi si sono un pochino allungati, noi stiamo cercando di fare una cosa, di contenere i nostri processi interni di delibera per far sì che si riducano sensibilmente questi tempi. Dirle oggi che sono i 5-6 giorni, onestamente non siamo in grado, però non siamo nemmeno molto distanti da questo tempo di efficienza. Avete deciso anche di sostenere le imprese che decidono di aprire un canale digitale, soprattutto anche UbiBank e Italia Online, che è importante perché proprio in questo momento così difficile un canale digitale può essere anche, come dire, una sicurezza e comunque una prospettiva. Come le state aiutando? Allora, la digitalizzazione è uno delle necessità che abbiamo riscontrato in questo periodo e che ci vorremmo anche portare dietro nel periodo successivo, ovvero una di quelle cose che abbiamo dovuto accelerare noi come tutto il sistema per essere in grado di fornire servizi e prodotti ai nostri clienti, ma è un dato talmente positivo che riteniamo che ce lo porteremo dietro con grande favore e con grande benevolenza anche negli anni successivi. Le stiamo aiutando in due modi, uno con l'accordo anche con Italia Online per favorire la digitalizzazione delle aziende e la presentazione dell'azienda sui canali internet. Dall'altra parte abbiamo messo in piedi un sistema di contatto a distanza nei confronti dei nostri clienti, e qui ci metto anche i privati, perché sono stati veramente molto vicini i nostri consulenti a tutti gli investitori e a tutti i nostri clienti privati con le raccomandazioni a distanza e anche con l'utilizzo della tecnologia. Ma soprattutto nei confronti delle aziende, per esempio, oggi possiamo chiudere operazioni utilizzando le PEC come trasmissione di documenti e di firme digitali e un servizio particolare di UbiBank che noi abbiamo definito UbiBox, sostanzialmente è un box dove viene scambiata la documentazione ufficiale tra banca e cliente. Oggi, per andare sul pratico, per chiudere un finanziamento nei confronti di un'azienda non c'è bisogno di venire in banca, si può firmare dal proprio ufficio, dalla propria azienda, scambiarsi la contrattualistica attraverso UbiBox e vedersi erogare i soldi nel conto senza venire in banca. Un vantaggio in più per la banca e per il cliente, diciamo così. Mancano pochissimi secondi, però per quanto riguarda l'operatività delle filiali, non vi siete mai fermati? Sta cambiando qualcosa, diciamo, sulla fase 2 oppure no? Mi fa piacere la domanda, perché dal lunedì scorso abbiamo riaperto tutte le filiali a orario pieno, per cui sono finite le turnazioni, è finita anche la chiusura degli sportelli in anticipo rispetto al programma e agli orari originari, per cui da lunedì scorso siamo aperti a tutto tondo. Mi fa però anche piacere dire che anche in questo caso ci vorremmo portare dietro una sana abitudine che abbiamo preso in queste settimane, ovvero di pianificare il più possibile anche gli appuntamenti con i nostri clienti. Questo per due motivi: uno, per pianificare le nostre agende; due, per permettere al cliente di passare meno tempo possibile in banca. Per cui l'utilizzo della tecnologia attraverso i canali dell'home banking piuttosto che degli ATM voluti o quelle che noi chiamiamo le CSA, ovvero le macchine che fanno tutto. Dall'altro lato, tempo per fare consulenza lo vogliamo dedicare ai nostri clienti, su appuntamento meglio ancora rispetto a far fare la fila al cliente stesso. Benissimo, possiamo dire che anche se è stato un momento difficile, lo è ancora, però qualcosa di buono c'è stato. Grazie. Grazie a lei.